Noi partiamo. Per un attimo che così almeno. Dal tuo esordio europeo. Se è il tuo esordio, o ne hai fatte. Beh, ho giocato un angolo italiano col Piacenza, ma non è la stessa cosa. Quindi sicuramente sarà un po' emozionante anche per me, anche se io non sarò in campo, però anche per le ragazze, la maggior parte di loro è la prima volta, quindi deve essere per loro molto stimolante, ecco. Ti aspettavi un inizio così, mister? Ah, vedendo lavorare le ragazze, sicuramente pensavamo di fare bene, di iniziare bene, perché si applicano sul campo, mi danno sempre massima disponibilità e soprattutto lavorano a 360 gradi con grande entusiasmo, e questa è la cosa che ho messo davanti prima di tutto. Io voglio gente motivata, gente che ha fame, gente che ha grande entusiasmo, come ho detto, e loro questo lo stanno mettendo in campo dal primo all'ultimo. Quanto pensi possa essere importante l'esperienza di una giocatrice come Girelli, che di Champions con il Brescia ne ha giocate parecchie, e rispetto a tante giocatrici come hai detto tu che sono alla loro prima esperienza, quanto può essere d'aiuto? Beh, sicuramente sono giocatrici importanti e lo stanno dimostrando, giocatrici di qualità, ma soprattutto di esperienza, che in questo momento, soprattutto in queste partite, ci potrebbero dare sicuramente la grossa mano, come potrebbe essere Chiara in porta, come potrebbe essere Daniela come punto di riferimento davanti, e Cristiana, indipendentemente da dove gioca, mi sta dimostrando il suo valore sia tecnico che umano. Ecco. Tu avevi messo in preventivo, quando hai cominciato questa avventura, che avresti avuto una squadra completamente rivoluzionata, quindi con, oltre a conoscere il tipo di calcio, dover conoscere le tue stesse giocatrici. Avevi pensato che in così poco tempo avresti trovato già una buona squadra, o ti eri dato un tempo più lungo? No, l'obiettivo era quello di trovarlo in un tempo più lungo, certo. Quest'anno, avendo avuto l'europeo, le nazionali sono rientrate solo il 20 di agosto, e ho lavorato con le primavere, con le 5-6 nuove che sono arrivate, quei 15 giorni lì, era cercare di amalgamare il prima possibile, e ho chiesto a loro che il tempo era ristretto, quindi dovevamo fare in fretta, però come ti ho detto prima mi hanno dato massima disponibilità e l'attenzione soprattutto alle cose che spiegavo, e loro le hanno messe in pratica in poco tempo, e questi sono i risultati. Diciamo che non siamo ancora al 100%, perché dobbiamo lavorare ancora tanto e soprattutto sodo, perché se vogliamo far parlare di noi dobbiamo continuare su questa strada, anche se logicamente c'è anche un avversario poi. Affrontato un avversario comunque molto forte. Sì, era forse la peggiore da incontrare, però dobbiamo giocarla, perché anche noi stiamo facendo bene, e sono convinto che le ragazze faranno sicuramente una grande prestazione. Soprattutto a me serve l'atteggiamento. Se l'atteggiamento è quello contro la Fiorentina e quello visto a Bari sabato, le ragazze usciranno sicuramente a testa alta dal campo, indipendentemente dal risultato. Che squadra è l'Ajax? L'Ajax l'abbiamo vista in parecchi video. L'Ajax è una squadra completa, i 7 giocatrici loro sono 7 nazionali e quest'anno hanno vinto l'europeo, come ho sottolineato prima, e quindi è una squadra temibile a livello fisico, a livello tecnico. Hanno i 2 esterni d'attacco molto veloci, piccolini, hanno la punta come riferimento davanti che è molto alta, tiene bene palla, è un centrocampo solido, e c'hanno i terzini che vanno spesso in sovrapposizione, quindi dobbiamo stare attenti e giocare soprattutto sulle ripartenze, ad essere bravi lì. Però noi, ripeto, siamo in un ottimo momento, dobbiamo solo confermare e continuare su questa strada. Quello che abbiamo fatto di buono fino adesso per noi non deve essere un punto di arrivo, ma deve essere un punto di partenza, e come ho detto prima, indipendentemente dal risultato, le ragazze devono uscire dal campo sorridenti e a testa alta, e vuol dire che hanno dato tutto. Il fatto che sia una partita sui 180 minuti, hai parlato di atteggiamento, l'hai impostata con un atteggiamento particolare, o te la giochi di uno per uno?
queste due partite? Beh, prima giochiamo là e poi giochiamo in casa. È un vantaggio prima di tutto giocare là, secondo te? C'è ancora il discorso di la seconda in casa meglio? No, adesso non esiste, poi in questo mondo credo ancora meno. Magari nel maschile qualcosa... Insomma, è un discorso anche di tifosi, di calcio. Esatto, anche se loro hanno una media di 4.000 spettatori in campionato, quindi in Champions saranno minimo 6-7.000. L'obiettivo nostro è quello di cercare di giocarci poi la partita di ritorno, quello sicuramente. Dobbiamo andare là con un atteggiamento sì aggressivo, ma nello stesso tempo anche molto difensivo, combattivo, senza poi rinunciare logicamente ad andare a fare gol, perché quello è l'obiettivo, ecco. Cosa ti ha stupito di più in questo primo periodo di approccio al mondo del calcio femminile? Beh, l'applicazione, come ho detto prima, che ci mettono le ragazze in campo. Sono molto attente, loro vorrebbero fare magari quello che gli uomini magari riescono a fare subito, magari ci mettono un tempo in meno, ma recepiscono prima degli uomini, quindi questo è un vantaggio, ecco perché il calcio femminile è in forte crescita e io, come ho detto altre volte, mi sono innamorato già di questa situazione e grazie a loro, logicamente, e grazie alla società che mi ha dato questa possibilità. Prima posto. Ancora. Ancora. Ok. Grazie. A voi.